Buongiorno a tutti quanti, bentornati su Gaming Galaxy. Come previsto, ogni lunedì esce un nuovo video, in realtà ne sono usciti parecchi la scorsa settimana, ma mi hanno obbligato visto l'arrivo di Red 2 e li ho dovuti far uscire. Ricomincio quindi con la routine settimanale. Ho voluto prendermi qualche giorno per far uscire questo video, i giornali specialistici ne hanno parlato ovviamente un po' ovunque e l'argomento riguarda Anthem. Sappiamo tutti la situazione in cui grava questo titolo, da me molto amato, ma che, ahimè, ha avuto giuste stroncature nell'ambito videoludico. Il motivo è semplice, ed è la mancanza di contenuti e del looting system buggato che questo titolo ha messo in campo. O non ha messo in campo. BioWare è stata costretta, come sappiamo, a far uscire il titolo incompleto, grazie EA, e non ha poi mantenuto le aspettative. Tra lasciti dei manager vari ed eventuali, i cambi di organico e di uffici, perfino dalla BioWare, Anthem ha preso più colpi di cicciolina da quando è uscito. Ora, però, esce questa bellissima news, se bellissima si può definire, e cioè rumor che BioWare sta ricostruendo o rifacendo l'intero titolo, chiamandolo Anthem Next o Anthem 2. Parlando con cognizione di causa, fare un altro titolo da zero per pararsi il culo non avrebbe senso. Per farlo uscire in tempi brevi, BioWare deve per forza utilizzare l'attuale titolo come base e rifare e ampliare ciò che ha fatto fino ad ora. E se hanno un minimo di sale in zucca, nessuno comprerebbe un nuovo capitolo, considerando quello che hanno fatto con l'attuale. Quindi rimane l'opzione, se questi rumor saranno confermati, che BioWare sta creando un mega update, come è successo per Destiny 1 e il 2. Sia per altri titoli ovviamente, dove un update ha stravolto e rimescolato l'intero gioco, portando una miriade di contenuti e novità che lo hanno fatto risorgere. Ora, premetto, ne sarei felicissimo, io ancora adesso ogni tanto mi faccio un giro con il mio astrale, e vedere BioWare lavorare e ribaltare le sorti di questo titolo mi renderebbe la persona più felice del mondo. Ma entro quanto? E soprattutto EA, che sappiamo tutti che publisher è, lo farebbe? È uscito da poco Red 2, lo avete visto sul mio canale, e pur essendo un gioco in endgame, ovviamente parlando dell'online, abbastanza statico, c'è sempre qualcosa da fare e 1-2 ore al giorno lì sopra ce li passi volentieri. Tra 2 mesi, anzi meno, uscirà Iceborne per Monster Hunter World e sappiamo tutti che è un update fatto alla grande. Poi arriva CD Projekt, e lì sono cazzi, perché catalizzerà tutta la community, o comunque la maggior parte, su Cyberpunk 2077. E poi c'è Diablo 4. Diciamocelo, il 2020 non sarà un anno per nulla facile per i titoli in uscita, perché per trovarsi un posto si dovrà sgomitare, e non poco. Quindi, quando lo faranno uscire? E soprattutto, cosa dovrebbero fare i ragazzi BioWare per rianimare Anthem? Bene, domande a cui io non ho una risposta, solo il tempo ce lo dirà. Ma voi che ne pensate? Se BioWare facesse uscire un update che ribaltasse il mondo di Anthem, ci tornereste? Fatemi sapere, sono molto curioso di ciò che ne pensate. Con questo è tutto, noi ci vediamo col prossimo video. GG e buon game a tutti quanti.